Ciao ragazze, benvenute su un nuovo video dedicato alla Yves Rocher, in particolare scopriamo insieme i prodotti della Yves Rocher. Oggi vi parlo di un prodotto di cui ho già fatto una review tempo fa, ma che tenevo tanto a, insomma, di nuovo a parlarvi di questo prodotto perché c'è una piccola cosa che volevo dire, perché alcune clienti mi stanno chiedendo, per cui mi andava di spiegarvi un po' più nello specifico. Allora, vi parlo del gel detergente Pure Calmil. Allora, ragazzi, sapete, per chi ha visto già la mia review, per chi non l'ha vista, la lascio da qualche parte, insomma, il link della review in cui vi faccio vedere anche proprio in azione il prodotto. Sa che io amo tantissimo questo prodotto. Allora, parliamo un attimo di cosa si tratta. Non è altro che un gel detergente per la pulizia del viso e anche per lo struccaggio con acqua. Quindi, in realtà, questo cosa fa? Pulisce la pelle a fondo, ovviamente a contatto con l'acqua, perché è appunto un gel detergente, di cui però poi vi parlo delle proprietà, ed è molto utile per chi appunto ama struccarsi direttamente con l'acqua. In realtà io faccio tutti gli step della detersione, quindi in realtà tonico, cioè voglio dire latte detergente, quindi strucco bene il viso, poi dopo lo lavo, tonico, insomma tutto quello che serve per una buona routine per la pulizia del viso. Però per chi ama appunto struccarsi direttamente senza fare tanti passaggi, questo è il prodotto indicato. Allora, prima di tutto ha una formulazione tale da non seccare la pelle, quindi non avrete mai, dopo averlo utilizzato, la pelle che tira. Parliamo un po' più nello specifico. Per chi è indicato questo prodotto? Allora, ovviamente, e come ho già detto, però appunto lo ridico, è un prodotto con gli estratti di camomilla bio. Quindi in realtà vengono estratti questi, diciamo la camomilla viene estratta e viene fatto appunto questo detergente. Adesso io ve ne parlo un po' nello specifico. Come sapete, guardo in basso perché ho degli appunti, sempre per dirvi proprio tutto, per non dimenticare in realtà le cose importanti del prodotto. Allora, prima di tutto ha una consistenza in gel, il che rende il prodotto molto fresco e molto delicato sulla pelle. Ha un profumo leggero, molto delicato, diciamo floreale, proprio dovuto al prodotto stesso, quindi senza essenze artificiali. Come vi dicevo, è indicato per una persona che desidera struccarsi con l'acqua. Pulisce a fondo la pelle, elimina ogni traccia di trucco e anche ogni impurità della pelle stessa. Quindi, appunto, come si usa? Si sciacqua il viso, si massaggia il prodotto su tutto il viso, compreso gli occhi, si sciacqua e si procede poi dopo con il trattamento che si vuole utilizzare. Allora, questo qui, come sapete tutti, la camomilla ha un alto potere lenitivo. Per questo prodotto, appunto, all'interno contiene l'estratto di camomilla bio. Ed è un procedimento di estrazione che è 100% naturale. Quindi, insomma, come vi dicevo prima, non ci sono delle essenze o delle profumazioni o dei componenti chimici all'interno che alterano il potere della camomilla direttamente. Un'altra cosa che vi volevo dire, perché secondo me è molto importante, all'interno di questo prodotto c'è l'olio essenziale di palma rosa e la base lavante di questo detergente appunto è di origine vegetale, quindi è senza parabeni, quindi veramente un prodotto molto delicato. Però perché ho voluto parlarvi di nuovo di questo prodotto? Prima di tutto è 200 ml, da un costo veramente basso, perché parliamo di tipo 4,95 euro. Vi assicuro che vi dura tantissimo, questo ce l'ho da tanto, ma veramente vedrete dalla review che poi, per chi non avesse visto, appunto, ripeto, metto il link, ce ne vuole veramente pochissimo. Non fa una schiuma sul viso, perché altrimenti farebbe l'effetto opposto, cioè vi andrebbe a seccare il viso. Invece questo, io sapete che ho la dermatite e la cuperosa, e questo mi lascia la pelle veramente morbidissima, non tira la pelle e non me la arrossa, per cui è fantastico. Però perché vi ho voluto parlare di nuovo? Perché molte ragazze, a seguito della pubblicità in televisione del nuovo prodotto della Nivea sul struccarsi sotto la doccia, hanno iniziato a domandarmi: ma la Yves Rocher non fa prodotti del genere? In realtà questo è nato proprio come uno struccante sotto l'acqua, quindi assolutamente
Questo fa esattamente la stessa cosa del prodotto, insomma, Nivea. Non l'ho provato il prodotto Nivea, non conosco neanche i componenti, però vi posso assicurare che questo fa esattamente la stessa cosa. Io infatti, quando vi ripeto, generalmente faccio tutti gli step dello struccaggio normale, però quando proprio non ho voglia e mi va di fare direttamente tutto sotto la doccia, io tranquillamente metto il viso sotto l'acqua, insomma, tutto il getto d'acqua, mi passo questo sugli occhi e sul viso e vi assicuro che non ho nessun residuo dopo, né effetto panda, né qualcosa, né qualche residuo sul viso, proprio niente, perché questo, appunto, come vi dicevo prima, nasce proprio come struccante da utilizzare sotto la con l'acqua, quindi lo si può utilizzare sia per deteggere il viso direttamente senza doversi struccare, cioè quindi senza l'utilizzo fine a se stesso allo struccaggio, ma proprio per la detersione del viso, ma anche proprio per struccare il viso direttamente sotto la doccia, sotto l'acqua, sotto, insomma, come volete. Quindi ho tenuto tanto a rifare, insomma, di nuovo la review o comunque di parlarvi di questo prodotto, proprio perché a seguito di tutte queste richieste di queste ragazze, io continuo a dire: ma ragazzi, abbiamo questo prodotto che in realtà è da tanti anni che è sul mercato, solo che molti lo hanno utilizzato semplicemente come un detergente semplice. In realtà è un prodotto fantastico, uno per la composizione che ha, due per la delicatezza, tre per il prezzo e il formato e quattro proprio per tutti gli utilizzi che se ne possono fare. Non vi nascondo che ci sono altri utilizzi che possono essere fatti di questo prodotto, ma diciamo che l'azienda non lo sponsorizza per questi altri generi di usi, per cui io non ve ne parlo, però è talmente delicato che può essere usato per tante cose, addirittura, vabbè, questa qui un po' più importante, non ve la dico per questo motivo che vi ho detto prima, ma potete lavare i pennelli, potete fare il bagnetto ai bimbi, ovviamente lavandoli. Cioè, veramente ci sono tantissimi usi di questo prodotto proprio perché è molto delicato e particolarmente prezioso secondo me. Quindi, insomma, chi vuole provare un prodotto simile struccante sotto la doccia o comunque vuole un prodotto che va a lenire i rossori, a non seccare la pelle, e ovviamente che non ha grosse. C'è proprio particolari esigenze, allora là si va su prodotto più specifico, sempre dell'Ivo Rocher o comunque un'altra azienda, ma ovviamente io parlo dell'Ivo Rocher. Ma se avete comunque una pelle tendenzialmente normale o anche con piccoli problemi tipo la mia, ma comunque questo qua è un prodotto ottimo. Quindi insomma mi andava di farvi insomma un piccolo riassunto di questo prodotto. Niente, io spero come al solito di esservi stata utile. Se avete richieste particolari di prodotti che volete conoscere dell'Ivo Rocher, scrivetemi un commentino o contattatemi in privato. Niente, vi lascio un abbraccio forte e al prossimo video. Ciao!